noi dei nostri bias comportamentali. Quello che ritengo il peggiore di tutti è il confirmation bias, cioè andiamo a ritrovare in quello che dicono gli altri, in quello che leggiamo, quello in cui noi crediamo, le nostre credenze. E quindi Paolo, quando mi faceva rivedere tutti i vari grafici, no? su come si comportano i gestori, che cosa fanno i risparmiatori americani che sottoperformano, fra l'altro D'Alba ha cominciato nell'85 a fare quelle cose, il ventennale, quindi nel 2012 hai fatto vedere quelli dei vent'anni, sono usciti anche quelli dei trent'anni, che sono ancora peggiori. Morale, il rendimento non lo dà né il consulente né il gestore. Parlavo prima con l'esponente di Cambrian, il 10% circa dei gestori mondiali sovraperforma gli indici. Di questi che riescono ad avere persistenza ce n'è l'1%. Gabriele sa che ultimamente non sono un nuovo afficionato degli ETF, però alcuni ETF nei portafogli alla fine ce li metto. Perché se questa è la storia, infatti le decisioni giuste vengono dall'esperienza e purtroppo l'esperienza viene dalle decisioni sbagliate. Efisio mi pare che sia partito nell'82, io sono partito nel 73, quindi ho 9 anni in più di delusioni, quindi capisco. Questo è il rinvio all'articolo del numero che è appena uscito di Investors, visto che devo parlare dei rendimenti attesi. Il titolo dell'articolo è corretto parlare dei rendimenti attesi in trattativa, perché come leggerete nell'incipit dell'articolo mi sono trovato in consessi con colleghi e così via che mi hanno guardato male quando parli dei rendimenti attesi. In trattativa non si parla dei rendimenti attesi, cioè la commodity che il nostro cliente ricerca purtroppo nel nostro lavoro, perché è inutile nasconderci, il cliente vuole performance, noi non dobbiamo parlarne, deve rimanere esclusa chissà perché dalle nostre trattative. Ancora un piccolo excursus, io qui parlo di rendimenti attesi in quanto parte fondante della metodologia che da quando scrivo su Investors porto avanti, che è quella dei segmenti di rischio, che condivido con Gabriele, seppur con pesi, metrature leggermente diverse, ma fondamentalmente i tre pilastri sono rendimento atteso, volatilità tollerata e scadenza entro cui poter far, diciamo, valere questa volatilità che, come dice spesso Gabriele, è il motore delle performance che si creeranno in futuro. Chi cerca di indovinare i mercati finisce come finiscono purtroppo nelle statistiche di Dalbar, cioè che gli indici alla fine sovraperformano tutti quelli che cercano di anticiparli. Convinzioni, ecco, sono qua per, come c'è scritto nella slide, per argomentare, non per convincervi, non mi interessa convincervi, infatti non porto la cravatta, di solito chi vuole convincere porta la cravatta, non scherzo, no? È una battuta, ma chi vuol vendere qualcosa di solito, ma io non ho più nulla da vendere. Cerco di creare le condizioni favorevoli per percepire l'evidenza. Spero di riuscirci. Anche perché questa è una slide che mi porto dietro da diversi anni e mi aveva colpito nel 2013. Ho visto questa slide da una presentazione di Unicredito che faceva il fuoco dei rendimenti ottenuti dai flussi
di entrata e uscita dei fondi comuni di investimento in tutto il mondo negli ultimi 12 anni, dal 96, no, negli ultimi 14 anni, era dal 97 al 2012. Come vedete è simpaticissima questa slide, perché il comportamento si scarica sulla frontiera efficiente dei paesi anglosassoni, cioè sono riusciti ad ottenere un rendimento tra il 6 e il 7% nel Regno Unito e negli Stati Uniti, chiaramente avendo un'esposizione al rischio superiore. Gli altri, i tedeschi, i francesi e gli austriaci, sono europei e quindi leggermente avversi al rischio, ma fanno le cose utilizzando una scadenza superiore e quindi ottengono risultati migliori pur diminuendo il rischio, mentre invece i paesi mediterranei, guardate, Spagna, Italia e Portogallo, ottengono risultati inferiori. Secondo il mio modesto punto di vista, la mission della consulenza finanziaria è quella di riuscire a far ottenere ai risparmiatori risultati migliori utilizzando meglio il rischio. Quel 4% dell'Italia è chiaramente influenzato dai BTP bias, chiamiamolo. Guardavo se avevi fatto partire il coso, ma non è partito. Ok, quindi come si fa per ottenere le performance dai portafogli? Ognuno ha i propri strumenti per decidere. Stamattina sentivo, ma anche Michael, no? con le specifiche di ex-ante e così via, si cerca di anticipare i punti di svolta dei mercati, cercare di entrare diciamo quando il mercato salirà, cercare di uscire quando il mercato scenderà. Ragazzi, secondo me, secondo il mio confirmation bias, dopo 43 anni di testate contro i muri, non è possibile. Se ci sono, stamattina sentivo i vari fondi, i vari gestori, certo, che loro dicono perché noi con le nostre tecniche riusciamo, sì, ecco, ci sono le specifiche di Vanguard che dicono che è uscita a marzo dell'anno scorso, a un anno, a 3 anni, 5 anni, a 10 anni, 7 anni, 10 anni, i fondi ed erano 3.498 americani, cioè con spese di gestione che sono un terzo rispetto ai nostri, total return e bilanciati, nessuno di questi aveva battuto il benchmark. Allora, gestori bravi ma che non riescono a battere i benchmark, che mi fanno vedere un sacco di belle cose, di belle soluzioni, per prendere l'1,5, il 2, 2,5, il 3% di commissione di gestione per un altro benchmark alla fine. Ok, ognuno ha il suo orologio, i suoi strumenti, questo è per i graficisti, che poi diventano scommesse per chi dice i motivi per cui gli investitori sono ottimisti, non ottimisti, allora cerchiamo di entrare, uscire, fare brigare lettere di testamento. Salvo poi, l'ha ricordato Paolo, l'indice di paura e avidità, che in questo momento gira al bello, l'ho stampato settimana scorsa, è a 69, peccato che l'anno scorso di sto periodo era a 19, ragazzi. E quindi dove sta la misura? L'anno scorso tutti fuori? No, tutti dentro? No, comprare? È un problema, no? Questa ve la faccio leggere perché è una perla, è tratta da una newsletter di inizio anno 2017, non dico da dove arriva, ma comunque un classico trend follower che dice, bella, non siamo scienza ma fantascienza, un anno negativo di correzione, calo drastico almeno 10, è possibile, ma la nostra strategia è posizionare i portafogli sulle probabilità e non sulle possibilità. E poiché pensiamo che sia più probabile che i rendimenti siano molto positivi nel 17, per noi questo significa che non è il momento di ridurre l'esposizione alle azioni, né di ritardare l'utilizzo della liquidità, piuttosto è giunto il momento di cogliere le opportunità e prepararsi al bello restando sempre comunque prudenti. Beh, ragazzi,
ragazzi, così se ne faccio piena. I bambini portati poi. Boh, e spesso, questa l'ho messa così per farvi sorridere un po', del risparmiatore rimane solo la ciabatta, ancorché di moda. Boh, siamo al quant, andiamo all'approccio quantitativo? Bene. Se investite in azioni in un mercato efficiente come quello americano, per 20 anni avete statisticamente la certezza di non perdere. Questo vi dico. Non ci sono altre soluzioni. Ogni asset class ha la sua statistica. Questo forse Gabriele nel numero prossimo vi farà l'analisi di questo bellissimo sito che ho trovato, si chiama portfolio.chart, portfolio chart, dove ogni asset class ha la sua statistica. In questo caso vedete International Small Cap ha avuto un deepest drawdown del meno 51% per 13 anni. Un'altra asset class, meno 47 di drawdown, e il recovery period è durato 15 anni per recuperare. Questa meno 50 e ha avuto 20 anni per recuperare. Questa è una bella slide che dice che il rendimento reale dello Standard & Poor's non è mai stato negativo rolling per appunto un periodo di 20 anni, e anche il rendimento reale delle obbligazioni, che è la linea rossa, è stato negativo per diversi anni. Quindi neanche le obbligazioni tante volte, quindi si diversifica. Cioè io trovo la giustificazione a diversificare dopo che il rischio di prendere le testate che abbiamo visto fino a qui si fa, come dire, concreto. C'è lo studente che sentivo prima di finanza, 43 anni di testate portano, come vedi, ad avere un po' di sfiducia in tutto il barlum, che come diceva Gabriele prima, alla fine cosa cerca di fare? Cerca di portare a casa molta commissione su il bluff, come hai detto tu Efisio, che siamo capaci a fare le cose, e poi però. Quindi, meno volatilità diversificando, ma i drawdown possono essere comunque lunghi, quindi attenzione. Questo è un portafoglio diversificato che si chiama, è un portafoglio fatto da Ray Dalio, con di sotto si legge cosa c'è, 30% di dark cap blend, 40% di treasury a lungo termine, 15% di treasury a medio termine, 7,5% di commodity, 7,5% di oro. Bene, questo portafoglio. Dimmi che è vero che è regalo del Robbins. Eh? No, perché c'era scritto Robbins in realtà. No, sì, è stato pubblicato su. Cioè, Anthony Robbins lo porta ad esempio come il portafoglio All Season lo chiama. Non vi preoccupate, non andate dietro i gestori, che è un po' quello che dice Warren Buffett ultimamente. Non fidatevi dei gestori, fate degli ETF, perché alla fine. Boh, questa era la premessa. Quanto tempo ho utilizzato? Ho operato 12 minuti. 12 minuti, bene. Passiamo a questo punto ai rendimenti attesi. I tre pilastri del mio modello di trattativa, che essendo mio ci credo e quindi lo propongo, ma no, non per venderlo, no? Però si fonda sui rendimenti attesi, sulla scadenza, quindi ogni investimento deve avere un orizzonte temporale predeterminato, non è che si investa nel miglior modo possibile, no, mi devi dire per quanto tempo vuoi investire. Terzo, la tolleranza personale ai rischi di mercato, quantomeno statistici. L'indicatore più usato per determinare i rendimenti attesi è il CAPE di Shiller. Non sto qui a dirvi che cos'è il CAPE di Shiller, andatevelo a vedere. In pratica è il price earning dei mercati condizionato dalla
dall'inflazione degli ultimi 10 anni. Siamo, in questo caso, ai massimi relativi, siamo a 29,114, l'ho stampato 4 giorni fa, ed è, come vedete, il livello, il terzo livello più alto. Prima di questi numeri c'è stato soltanto il 29 e il 2000, mercato americano, quindi sullo Standard & Poor's. Il Cape di Schiller abbinato alla statistica dà questo bellissimo grafico che dice in pratica che ad un livello di 29 circa la dispersione dei rendimenti rolling nei successivi 15 anni del mercato americano è stato tra il meno 1 circa e 4,5. Questa è la statistica. Per cui il rendimento delle azioni americane, se la storia di sempre si ripresenta, sarà nei prossimi 15 anni tra il meno 1, meno 0,8 e 4 qualcosa. Quindi non possiamo statisticamente dire che il mercato americano nei prossimi 15 anni possa rendere il 7, l'8, il 9, il 10%. Stiamo parlando di indici. Poi c'è qualche gestore che riesce a fare di più, a creare alfa, mi pare che si chiami. Ma lì su, questo indicatore lo si può applicare a qualsiasi mercato. Qui lo vedete, il giallo, la dispersione dei gialli continua a essere il mercato americano, che era quello di prima. Come vedete, sugli altri mercati lavora in modo diverso. Cioè, partendo da questa analisi, per esempio, un mercato che conosciamo bene con la bandierina che è qua, nei prossimi 15 anni, partendo dalle basi di oggi, secondo questa analisi, dovrebbe rendere intorno al 9,5 annuo. Cioè siamo talmente bastonati che nei prossimi 15 anni potremo vedere il nostro mercato azionario rendere molto di più del mercato americano. Ora, ovviamente, nessuna certezza, se no sarebbe troppo bello. Qui c'è un corno di Eagleson dove dice che nel 2031 il mercato americano, che oggi è arrivato giusto in questi giorni, 2004, potrebbe essere a 4.004 come mediana, ma potrebbe essere a 9.000 e fischia, ma anche a 1.500, attenzione, quindi del di man non c'è certezza. Naturalmente il Cape di Schiller con tutte queste dissertazioni va contestualizzato. Qui c'è l'indicatore dei tassi, dei treasury per esempio. È chiaro che quando nel 2000 ha toccato 40 il Cape di Schiller, il treasury rendeva i 6,5. Oggi, come dice Warren Buffett, non ho paura della bolla perché il treasury decennale rende 2-3. Quindi molto diverso come tipo di contestualizzazione. Per esempio, contestualizzare con la relazione fra tassi e PIL dei vari paesi. Vedete qui, vedete dove siamo noi, no? Come crescita di PIL. Guardate dove sono questi signori qua. Mi pare che la Russia abbia fatto 60-70% negli ultimi 12 mesi. La tesa del PIL e relazione, comunque sono tutte puntualizzazioni. Adesso andiamo sull'autostrada. Tutto è naturalmente dinamico. Questi signori qua si chiamano GMO, è l'acronimo di tre cognomi, di tre consulenti finanziari come siamo noi, si sono messi insieme una ventina d'anni fa, hanno fatto una società di consulenze che è molto stimata sul mercato americano, gestisce circa 100 miliardi di dollari. Questa slide è uscita fuori da Pension Partner, quindi da Charlie Milello, che gli piace mettere fuori queste cose.
ed è, guardate, a giugno 2016, 7 anni di rendimenti attesi medi reali. L'azionario americano, che è qui, è a meno 2,7, cioè nei prossimi 7 anni l'azionario americano viene visto da questa casa di consulenza negativo del 2,7. Il 31 di dicembre esce, cioè esce tutti i mesi, questo è quello del 31 di dicembre, quindi di 6 mesi dopo, l'azionario americano dopo Trump ha avuto l'incremento che sappiamo fra novembre e dicembre, dal 2,7 di prima siamo al 3,1, meno 3,1, quindi l'azionario americano è andato bene, a 7 anni lo vedono ancora più negativo. Questa è l'ultima release, è di gennaio, fine gennaio, a gennaio l'azionario americano è andato bene, siamo a meno 3,4, quindi più va meglio nel breve, più nel lungo viene visto male. Questa è un'altra società di consulenza americana che fa previsioni, si chiama Usman. 20 secondi per leggerlo. La rossa è il loro rendimento atteso per i successivi 12 anni, qui si legge qua 12 anni, ed è fatto questo rendimento atteso a 12 anni su di un portafoglio fatto per il 60% di azioni americane, 30% treasury a lungo termine, 10% treasury a breve termine, quindi un classico portafoglio americano. Bene, nel 2004, perché la previsione era per i prossimi 12 anni, quindi a 2016, il loro rendimento atteso di questo portafoglio era del poco meno del 6%, ed è stato esattamente così. In questo momento, questa è la loro previsione, questo portafoglio a 12 anni renderà l'1,8. Quindi, chi vuole andare fuori a vendere rendimenti attesi paradisiaci del 10, 15, 20% lo faccia, però c'è qualcuno che dice che non è così, quantomeno sul mercato americano. Morgan Stanley, per esempio, dice che per un portafoglio abbastanza prudente, che è fatto di investment grade al 75%, a yield 19%, standard and poor, quindi azionario solo al 3%, la linea verde era la frontiera efficiente di questo portafoglio tra il 90 e il 2009, quindi a 20 anni, negli ultimi 5 anni è stata questa linea blu, l'expected return per i prossimi 5-10 anni è questa, quindi rendimenti molto visti molto molto a ribasso. Poi ci sono le case che, faccio un po' di ironia, devono comunque vendere i prodotti. Qui PIMCO dice che gli Stati Uniti li vede a 10 anni al 4,6, ma vede gli emerging market al 7,3. Vede lo score, quindi l'obbligazionario americano al 2,9. Insomma, li vedete qui, abbastanza interessanti. Ma tutte questi rendimenti attesi sono attendibili? Abbiamo visto prima Usman, che ha fatto il backtest sul loro algoritmo, è andato indietro fino al 1950 per definire che sono attendibili, questi sono attendibili. Questa è l'attendibilità passata di Barings, cioè quello che ha fatto negli anni che vanno dal 2005 al 2015. Il blu è quello che avevano stimato, predicted, e il verde è quello che è successo. Come vedete, l'unico rendimento atteso, diciamo, ceffato completamente, è quello del cash, perché loro avevano previsto un 4%, in effetti è stato meno del 2%. A questo punto, valutata questa attendibilità passata, vediamo Barings, che è uscito sul Financial Times, con le nuove stime per i prossimi 10 anni. Sono queste.
vedete le US equities che le dà al 2%, gli emerging market bond che li dà a meno del 4%, le azioni europee che le dà al 5,5%, le azioni giapponesi al 6% e gli emerging market che li dà anche qui al 6%, gli US high yield li dà al 6%. Callan, più di 20 anni che Callan fa delle stime. Queste sono le ultime uscite proprio il mese scorso, nel 2017. Le vedete qua, sono abbastanza. Sono partito dal basso per farvi poi rialzare il cuore. Qui siamo sull'azionario americano 6,85, potete vedere che cosa dice. Stima una inflazione media per i prossimi 10 anni del 2,25. Grazie caro. Qui vedete che cosa è successo realmente negli ultimi 10, 15, 25 anni, 7,5, insomma, i rendimenti attesi sono visti in discesa, però Callan è ancora possibilista. Queste sono le stime di Canada degli ultimi 20 anni e anche qui è una casa che ci ha preso, insomma. Qui c'è Robeco, stime per i prossimi 5 anni. Questo ci ha un po', cioè in pratica loro vedono il Bund tedesco a 10 anni almeno 3,5. Fra l'altro rispetto all'anno scorso, queste sono le stime dell'anno scorso, 2016-2020, rispetto a quelle di quest'anno sono viste ancora in discesa di mezzo punto, mentre invece le azioni dei mercati sviluppati dal 5,5 passano al 6,5. Ah, questa è la media degli ultimi 20 anni. Questo è il Cape di Schiller mondiale, cioè il 29,1 che abbiamo visto all'inizio per il mercato americano, è in effetti a 18,4 per il mercato mondiale. In poche parole, diversificare, e forse questo è il Cape di Schiller regionale che fa vedere la differenza appunto fra l'Europa, Nord America, il globale, gli emerging market e l'Asia. In poche parole, chi deve fare l'asset allocation, e io rispetto a quelli di stamattina che parlavano, che erano gestori, matematici, scientifici, accademici, tutto quello che volete, mi chiedo perché io come consulente finanziario mi devo rompere le scatole a fare i portafogli. Sono io che devo fare i portafogli. Forse qualcuno mi dice, cioè, alla fine la responsabilità, come ha detto giustamente Gabriele, ci prendiamo il 25% della fetta mal contato, ma la responsabilità è sempre tutta nostra. Allora, io mi sono permesso, vado a vedere chi normalmente è più bravo di me e forse non ha qualcosa da vendere agli altri. Questo è l'endowment, cioè il fondo di dotazione dell'università di Yale, che guarda caso da Yale è uscito anche Schiller, che è quello che ha fatto il Cape di prima. Questi a 20 anni hanno reso il 12,6%. Qui c'è scritto l'anno scorso quanto avevano di mercato azionario americano, domestic equity, 4%. Andate a vedere quanto i vostri portafogli, i portafogli dei vostri clienti hanno di azionari americani in questo momento. Fra l'altro sono andato un po' oltre perché questi sono i risultati dell'ultimo anno fiscale delle università americane, dove poi se qualcuno ha voglia di seguirmi anche su Facebook o LinkedIn, dico delle cose, cioè io cerco di andare a vedere che cosa fanno quelli bravi e che non hanno niente da vendere, perché questi non hanno niente da vendere. Sapete quanto gestiscono le università americane, i college e le università americane insieme? Impressionante, 515 miliardi di dollari. Sono grossi quasi come il fondo pensioni più grosso al mondo, che quello
norvegese, 790 miliardi. Impressionante. Yale ha 25 miliardi di dotazione. Harvard, numero 1, 35,7 miliardi di dollari. E hanno a gestire, che li aiutano a gestire e fare i portafogli, i loro vecchi studenti, che poi si sono presi nel tempo anche i premi Nobel e così via, che lo fanno senza voler niente in cambio. Allora, mi sembra un ottimo, diciamo, benchmark di riferimento. Ultimo, sul numero di quest'anno, pardon, sul numero di questo mese di Investors, Gabriele recensisce il sito di Research Affiliate, che credo sia Paolo che gli aveva dato il... Assolutamente. Ecco, qui potete vedere, di nuovo, si legge male, mi spiace, comunque qui sotto ci sono Views Cash, questi è l'azionario americano che Research Affiliate vede negativo addirittura. Io di qua mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio, alla mia metodologia, che è la stessa di Gabriele, segmenti di rischio. Taglio, sì, finito. Ok. Voilà, questi sono i miei 5 segmenti di rischio, dove si vede chiaramente che chi potrà performare sulla frontiera, chi potrà invece avere zoppicare rispetto alla frontiera, cioè si rischia di andare a prendersi del rischio in qualcosa che facilmente non renderà. Questa è invece la matrice che io utilizzo, come vedete è abbastanza analoga. La vera argomentazione è che è un viaggio e che niente si potrà mai definire ex ante del rendimento atteso. Mi sono permesso di portare questo perché va bene, ma tu che parli, che fai? Qui c'è scritto 30 giugno 2003, questo è un portafoglio che ha reso l'11,28% anno medio composto, in 13 anni e mezzo. Diciamo, questo è quello che io nella mia modestia sono riuscito a fare. L'ultimo anno è qua, ha fatto 4,70%, poca roba, ma comunque, scusate, con un VAR segnato lì del 9,11. Vi lascio con questa. Grazie. Grazie a voi, un applauso. Bene, bene.